Buongiorno Andrea, benvenuto al nostro caffè. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, stamattina io vorrei parlare con te di un tema credo molto importante, che provo a definire con una parola, lasciando poi a te il modo di svilupparla, che è il tema della depressione, bipolare, virgola, questa sconosciuta, nella misura in cui io credo che il vero tema per inquadrare una giusta terapia della depressione bipolare sia il fatto di riconoscerla come tale, nel senso che un conto è la depressione, un conto è la depressione e un disturbo bipolare, che hanno sviluppi, processi e terapie diverse. Per cui io credo che il punto su cui volevo che tu ci aiutassi un po' a capire è quello del riconoscimento di una depressione bipolare e conseguentemente della cura giusta. Sì, con piacere. Dunque, il disturbo bipolare per definizione si diagnostica sulla base di presenza sia di episodi depressivi che maniacali, ma l'episodio caratterizzante è quello maniacale. Senza episodio maniacale o ipomaniacale non c'è un disturbo bipolare. Però, nonostante dal punto di vista diagnostico il disturbo si caratterizzi per la specifica necessità della presenza di episodi maniacali, in realtà i pazienti con disturbo bipolare passano la maggior parte dei periodi di malattia nella depressione. Quindi, da una parte ci vuole almeno un episodio maniacale o ipomaniacale, ma dall'altra poi la maggior parte del tempo in cui hanno sintomi acuti è sintomo depressivo. Quindi, di fatto, il disturbo bipolare è più una malattia depressiva che una malattia maniacale, perché di fatto 9 casi su 10 in cui un paziente con disturbo bipolare si presenta ad una necessità di cure sono casi in cui il paziente è depresso. I criteri diagnostici per la depressione bipolare sono identici a quelli della depressione unipolare, c'è cioè una diagnosi di episodio depressivo maggiore che prevede almeno 5 sintomi di una serie di 9 presenti almeno 2 settimane di tempo. Uno dei due sintomi deve essere umore depresso, riduzione degli interessi o anedonia. Quindi è necessario un episodio depressivo per avere una depressione bipolare, con gli stessi identici criteri dell'episodio depressivo nel disturbo depressivo maggiore, ed è necessaria la pregressa presenza nella storia del paziente di un episodio maniacale. Quindi depressione bipolare è una depressione in un paziente che in passato ha già avuto un episodio ipomaniacale o maniacale. Anche se i criteri diagnostici sono identici per episodio depressivo maggiore, più frequentemente nei pazienti con disturbo bipolare si vedono sintomi misti, magari senza raggiungere le caratteristiche per lo specificatore misto del DSM-5 o per un episodio misto del DSM-4, ma sintomi misti, diciamo sintomi con agitazione, irritabilità, attivazione, accelerazione del pensiero, magari anche un singolo sintomo o due, è raro che non si veda in una depressione bipolare. Nello studio STEP BD di tutti i pazienti con disturbo bipolare che avevano un episodio depressivo, solo il 30% avevano sintomi depressivi puri. Quindi nel paziente bipolare quasi sempre c'è almeno uno, due, tre sintomi maniacali concomitanti, sintomi di agitazione e di attivazione. Dunque, come si tratta una depressione bipolare? Prima di tutto, nel paziente bipolare è necessario sempre inserire, dal punto di vista farmacologico, uno stabilizzatore dell'umore o un altro agente antimaniacale, come un antipsicotico di seconda o terza generazione, che abbia capacità antimaniacale. Quindi, anche se il paziente ha solo sintomi depressivi, la maggior parte qualche sintomo maniacale concomitante invece ce l'ha, bisogna mettere uno stabilizzatore come litio, come valproato o un agente antimaniacale come tutti quelli che sono approvati per il disturbo bipolare, antipsicotici di seconda o terza generazione. Una volta messo lo stabilizzatore, qualche paziente migliora con il semplice stabilizzatore e o agente maniacale. Qualche paziente non migliora, a quel punto allora si può considerare un antidepressivo. Il problema nel disturbo bipolare non è tanto antidepressivo sì, antidepressivo no, quanto antidepressivo quando. Mai dare un antidepressivo a un paziente bipolare se non ha uno stabilizzatore o un altro agente antipsicotico antimaniacale, ma
quando un paziente ha questo farmaco, se non sono più presenti sintomi maniacali, perché di solito i sintomi maniacali li corregge rapidamente questo farmaco, se rimangono sintomi come umore depresso, riduzione dell'energia, riduzione degli interessi, eccetera, a quel punto si può aggiungere un antidepressivo, molto spesso direi si deve aggiungere. Quindi studi come lo STEP-BD che hanno valutato quanto sia utile e opportuno usare antidepressivi in campioni di pazienti bipolari non hanno trovato differenza tra antidepressivo o placebo in aggiunta a uno stabilizzatore o un agente antimaniacale. Ma il fatto che non abbiano trovato la differenza potrebbe portarci a pensare che gli antidepressivi sono inutili. No, significa che in un campione generale di pazienti bipolari depressi non si può dire a priori ci vuole sempre l'antidepressivo o non ci vuole mai, perché sappiamo bene che i risultati su un gruppo di pazienti, per esempio, ci vuole per 50% va bene, per 50% non va bene, i 5 su 10 per i quali ci vuole il farmaco non sono i soliti 5 su 10 per i quali invece l'antidepressivo non ci vuole. E dunque quali sono questi pazienti? In senso sequenziale noi dunque mettiamo stabilizzatori antimaniacali, vediamo se il paziente migliora, se non migliora e rimangono sintomi misti più maniacali, si modulano le dosi, si fa l'associazione di stabilizzatore e antipsicotico, si controllano i sintomi di agitazione, di attivazione, di discontrollo, di irritabilità. Quando però quei sintomi sono controllati, a quel punto, se rimangono sintomi depressivi come umore depresso o altri sintomi, si aggiunge un antidepressivo. Dunque, l'antidepressivo va bene per alcuni pazienti, va bene per quelli che non rispondono al singolo farmaco antimaniacale, che sia stabilizzante o antipsicotico, per quelli per i quali si sono corretti quei sintomi che potrebbero essere peggiorati dall'antidepressivo, come discontrollo degli impulsi, agitazione, irritabilità, disforia, tensione, e che rimangono depressi. A quel punto l'antidepressivo non solo è utile, ma molto spesso è anche necessario. Ecco, volevo un chiarimento da te, perché a volte c'è il timore, anche tra i colleghi, voglio dire, non soltanto tra i pazienti, che l'uso dell'antidepressivo possa scatenare una fase maniacale. Cioè, è come se, come dire, il paziente che viene trattato in realtà correttamente con un antidepressivo perché è depresso, ha l'umore basso, però poi in qualche maniera possa fare lo switch, non per colpa della ciclicità del suo disturbo, ma per virgolette, per colpa, la parola colpa è sbagliata, però per capirci, per colpa del farmaco. Cioè esiste questo problema e soprattutto può essere controllato sempre con il costante uso dello stabilizzatore dell'umore o no? Sì, la maggior parte dei pazienti che fanno un switch maniacale, cioè rimbalzano dalla depressione alla mania, si attivano e sviluppano un episodio maniacale indotto da farmaci antidepressivi, sono pazienti che non prendevano stabilizzatori o antipsicotici o li prendevano a dosaggi troppo bassi. Se un paziente è ben stabilizzato, per esempio con litio a giusti livelli, con valproato a giusti livelli, con farmaci come olanzapina, risperidone, aripiprazolo, lurasidone, qualsiasi farmaco che insomma ci abbia qualche base antimaniacale, se il paziente è ben stabilizzato è molto difficile che un antidepressivo induca un switch maniacale. A maggior ragione diventa difficile se noi si scelgono farmaci che non spingano troppo su neurotrasmettitori come noradrenalina o dopamina. Faccio un esempio: se un paziente prende un farmaco come venlafaxina, che a bassi livelli, a bassi dosaggi è esclusivamente serotonergico, a bassi dosaggi serotonina e basta è calmante, la serotonina è inibente, tende a bloccare l'ansia, tende a bloccare il discontrollo degli impulsi, eccetera. Quindi se io do una venlafaxina a 37 mg e mezzo o a 75, non è che induce nessuna attivazione maniacale nella stragrande maggioranza e quasi totalità dei casi. Se comincio a darla a dosaggi che lo fanno diventare noradrenergico, addirittura dopaminergico, il discorso cambia. Stesso discorso per gli altri farmaci.
Se il farmaco è serotonergico puro, per esempio un citalopram, che anche ad alti dosaggi aumenta la serotonina ma non blocca il trasportatore di noradrenalina o di dopamina, assai difficilmente si vedrà un switch maniacale, a maggior ragione se il paziente è protetto da uno stabilizzante o da un antipsicotico. Se io do un farmaco noradrenergico come un triciclico, dopaminergico come bupropione, in un paziente, soprattutto se non è protetto da un agente antimaniacale, lì allora il farmaco purtroppo può indurre un ribaltamento verso i sintomi maniacali. Ecco, l'ultima domanda è, io ci tengo molto, perché ogni volta che si parla di disturbo bipolare, credo che sia per me indispensabile stressare il concetto dell'uso degli stabilizzatori dell'umore. Tu l'hai detto, cioè sono in qualche maniera, passami il termine, un salvavita, che in qualche maniera deve essere, per chi ha questo tipo di disturbo, considerato tale. Cioè, il vero problema dello stabilizzatore dell'umore è che va usato anche quando si sta bene. E questo è, credo che sia una delle cose più difficili da far capire. Ma da quello che hai raccontato, no, dello sviluppo della depressione, e quindi anche nel paziente bipolare, e come lo stabilizzatore protegga in assoluto il paziente da tutta una serie di disturbi molto gravi e molto dolorosi. Ecco, io credo che vorrei che tu spendessi due parole sull'importanza di questi stabilizzatori dell'umore. Tu giustamente hai detto basta che funzioni, non hai indicato un farmaco miracoloso rispetto a un altro, però hai detto che vanno usati. Ecco, vorrei che tu spiegassi perché è importante capire questo concetto, che non è che passi in maniera così chiara, eh? Sì, io la cosa che dico sempre ai miei pazienti è che il peggior motivo per smettere un farmaco è perché il farmaco funziona. I nostri farmaci non sono antibiotici che vanno presi mentre è in corso un'infezione e poi vanno interrotti dopo. I nostri farmaci funzionano bene nella fase acuta. L'effect size dei nostri farmaci che misura la reale efficacia è superiore a quello di farmaci come le statine, come gli antipertensivi, come gli ipoglicemizzanti. Quindi i nostri farmaci non è che siano dei farmaci fallaci che non funzionano, sono molto potenti. Purtroppo le nostre malattie sono altrettanto complesse. E quindi a volte ci abbiamo da provarne più di uno, fare varie combinazioni, ma insomma ci muoviamo su basi scientifiche, su basi di efficacia del tutto paragonabili se non superiori a quelle delle altre branche della medicina e ripeto, come dico sempre, che la psichiatria prima di tutto è una branca della medicina. La salute mentale, oltre alla psichiatria, include altre discipline complementari ma non alternative. Ma non è che uno può fare lo psichiatra senza conoscere al meglio o meglio possibile la medicina, perché la psichiatria è una delle branche fondamentali della medicina. Quindi per essere un bravo psichiatra, prima di tutto bisogna essere un bravo medico o bisogna poterlo diventare per coloro che non hanno avuto la fortuna di imparare bene la medicina durante la scuola medica. Però, tornando al dunque, i nostri farmaci funzionano bene in fase acuta, ma funzionano anche meglio in fase di prevenzione delle malattie. Le nostre sono malattie croniche, il disturbo bipolare non è che scompare e va via e quindi risolta la fase acuta, non c'è bisogno di prevenzione. I farmaci per il disturbo bipolare funzionano molto meglio nel prevenire nuovi episodi maniacali, soprattutto, ma molti prevengono anche nuovi episodi depressivi. Quindi, se un farmaco funziona, il farmaco va continuato per mantenere la libertà dalla malattia. Il farmaco diventa un fattore che promuove la libertà dalla fase acuta, non un fattore di schiavitù, di dipendenza. La dipendenza è dal rischio di nuova malattia. Chiaramente deve essere un farmaco che è ben tollerato. Il farmaco ideale è un farmaco che il paziente non si accorge neanche di prenderlo. Oggi è possibile, bisogna calibrare i livelli minimi possibili per poter permettere una protezione senza dare effetti collaterali. Bisogna fare dei cambiamenti se vengono effetti collaterali, ma oggi è possibile trattare un paziente senza effetti collaterali, aggiustando il dosaggio, identificando il farmaco migliore per quel paziente e permettendo quindi un effetto di prevenzione su nuovi episodi, che funziona sicuramente meglio dell'effetto di cura quando l'episodio è già insorto. Sì, io credo, ti ringrazio per queste ultime parole e salutandoti dico che è importante quello che hai detto.
cioè il fatto di, come dire, avere un po' di fiducia nelle cure che noi proponiamo in scienza e coscienza, si intende, e molto probabilmente non confondere appunto lo star bene con non aver bisogno di un aiuto. Questo è il punto fondamentale. Nel caso di disturbo bipolare, concludendo, è un dogma, perché se c'è un disturbo dove quando si sta bene bisogna continuare a prendere gli stabilizzatori, è proprio disturbo bipolare, perché si sta bene per merito di questi farmaci e le persone debbono saperlo, giusto, Andrea? Assolutamente, assolutamente sì. E ripeto, devono essere farmaci che sono tollerati bene e che il paziente può prendere, conservando, tesaurizzando la libertà che questi farmaci possono concedere e non interpretandoli come se fossero un fattore di limitazione della libertà, come purtroppo a volte succede. Sono totalmente d'accordo. Dai, alla prossima. Grazie. Ciao. Grazie, saluti a tutti.